non era l'ultima spiaggia, ma una delle ultime chance per ripartire e prendere fiato, soprattutto in classifica. Il Castelleone finalmente non ha sbagliato, stendendo il Codogno in uno scontro caldo. Non inizia sotto i migliori auspici la sfida. Gorlani prova a sparare da fuori, ma la palla, al 13°, coglie l'incrocio dei pali. Il gol, tuttavia, arriva prima della mezz'ora. Dragoni scambia bene con Bolzoni e va al tiro. Marsiglia respinge malissimo. Oldoni lo castiga per l'1-0. Il Codogno impiega poco a riprendersi, ma la prima mezza occasione è originata più che altro da un'uscita scenica di Quaini. La vera chance capita casomai sui piedi di Tadi e Visigalli in un'azione prolungata, fatta di batti e ribatti, che alla fine originano solo un corner, pericolo scampato per il Castelleone. Al 37° il team di Miglioli riparte dal coast to coast di San Giovanni, che disegna il corridoio per Sacchi. Il diagonale è troppo centrale. Gorlani poco dopo incarta la rovesciata su cross di Viviani, dopodiché Dragoni spara alto da buona posizione. La gara, giocata già su un buon ritmo, decolla a inizio ripresa. Al 47° Bellani segna in mischia dopo un tocco di mano di D'Aloiso. L'arbitro non concede il vantaggio ma preferisce assegnare il rigore. Dopo un paio di errori pesanti, San Giovanni cancella eventuali proteste e va a segno 2-0. Non fa in tempo a rilassarsi il Castelleone, che subito viene punito. Tadi conquista un altro rigore e accorcia spiazzando Quaini. La squadra di Miglioli, tuttavia, non fa in tempo a soffrire, si riorganizza e ci prova con Gorlani, pallone parato dopo assist di Sacchi, e con Dragoni, imbeccato da Gorlani al quarto d'ora. L'azione personale del numero 9 non è dissimile da quella che porterà al 3-1. Dragoni stavolta rientra su Bianchi e di destro fulmina Marsiglia, donando tranquillità ai compagni. L'esultanza è quella di una squadra finalmente uscita dall'incubo e che può esultare con mister Oscar Miglioli, dopo l'ultimo brivido su sparo fuori di Roveda. Gara maschia, per noi era importante tornare, come hai detto tu, alla vittoria, e per fortuna siamo riusciti, ecco. Abbiamo fatto anche di meglio, però teniamo buoni questi tre punti che sono fondamentali per attaccarsi un po' alle squadre che ci sono davanti. I problemi, per una volta, sono per gli avversari, come confessa il mister del Codogno, Guaitamacchi. Dopo il gol che abbiamo fatto sui gol, secondo me ci siamo un attimino ancora rilassati, e questo non va bene per una squadra che deve salvarsi come la nostra. Ci vuole più cattiveria, più animo, più voglia.